Buonasera a tutti. Buonasera. Questo santone. Le ultime sicure. In italiano dei Los Fastidios e si intitola Shut. Yeah.
canzone partecipiamo al premio Popolo della Rete, è un nostro inedito e si intitola Endless. Telemaco per questo concorso. Niente, la prossima è View dei Bad Religion. Letter to my shadow town.
mille, grazie a tutti. Dove sono andati i presentatori? Si sono persi? Presentatori sono qua. Ah, ecco, no. Un attimo. Allora, prima di tutto, una... Perché sono vicino al tuo microfono, perfetto. Un altro applauso, facciamolo. All'Osteria del Viale che ci ospita per questa settima edizione. A Luigi che è uscito fuori col Dai della Musica. Grazie a Luigi, Loredana, a Ciro, a tutto lo staff, grazie veramente a tutti. È davvero importante. Volevo specificare che oltre alla giuria possono votare anche il pubblico presente e i sostenitori delle band all'inizio e alla fine dell'esibizione allo stand. Inoltre, Danilo sta curando la diretta streaming dell'evento, infatti potete vedere tutte le serate del Tana Liberi Tutti Live Concert sul sito telemacoassociazione.it in diretta e poi piano piano anche in replica su youtube.com/telemacoassociazione. Infine, la cosa più importante è che questa edizione è dedicata a sostenere il progetto Diversamente Insieme. In pratica si vuole creare un centro di aggregazione sociale in Gatteo al servizio dell'intera comunità, un sito che offre spazi di sereno incontro per i nostri anziani, ambienti sani dove i nostri giovani possano esprimersi e confrontarsi nelle loro abilità, un luogo nella quale la disabilità è un valore aggiunto. Ogni sorta di intrattenimento è gestito dai volontari. Il progetto è frutto della collaborazione dell'associazione Diversamente Insieme, Amici di Luca e l'associazione Telemaco. Con la sesta edizione dedicata ai 60 anni di Romagna Mia e Mirko Casadei arriverà come presidente di giuria domenica 8 marzo, siamo riusciti ad acquistare 3 telecamere che sono state donate al servizio di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza dell'ASL di Cesena. Con gli eventi della quinta edizione, oltre a portare più di 10 tonnellate di beni di prima necessità in Emilia, abbiamo donato per il progetto di ricostruzione della casa del volontariato più di 3.000 euro, consegnati personalmente da noi. Quindi noi raccogliamo, noi destiniamo e ci mettiamo la faccia in tutto. Andiamo a presentare la seconda vending gara. Ci spostiamo perché mi sposto io, ti lascio il palco per presentarli. Sei sicuro che siamo pronti? Siete pronti? La seconda band in gara sono i Folk Notes. Nascono ufficialmente a novembre 2014 dalla passione di 4 ragazzi per l'Irlanda, attratti in particolar modo dalla sua tradizione musicale. Il genere proposto dai nostri folkers è caratterizzato da sonorità Irish Folk, che spaziano da brani di musica tradizionale a pezzi dell'importanza decisamente più rock, più mantenendo un sound caratteristico. Signori e signori, i Folk Notes. Vi diciamo che se volete continuare a sostenerci, al nostro stand potrete diventare soci sostenitori di Telemaco. Generalmente una tessera viene sottoscritta con una donazione minima di 8 euro. Per le 5 serate del contest vi chiediamo un piccolo contributo di 5 euro. Quindi chi vuole può diventare nostro socio sostenitore e aggiungersi ai tanti volontari in corso in attività da 15 anni. Mi sembrano già pronti. Sembra pronto, perché qua siamo anche in perfetto orario, quindi ci è venuto a trovare Maurizio e Costanzo. Anzi, io vorrei fare un applauso a Costanzo. Buonasera, buoni, tanti buoni, buonasera, benvenuti. Diamo il benvenuto. Ok. I sottotitoli li trovate. Scusami, alla Maria, pagina. Maria, dove l'hai lasciata? Buonasera, Maurizio Costanzo, buonasera, benvenuti a settima edizione di Tani per tutti. Buonasera. E gli amici? Non ci sono. Non ci sono gli amici. Siamo pieni di amici qua. Va bene, salutiamo anche. Ecco, va bene, non pervenuta. I sottotitoli di Costanzo li trovate alla pagina 7745 dei Tana Liberi Tutti. Prego. Di televideo, di televideo. Ecco, quello che ha detto lui. Intanto sono pronti, ragazzi. Sì. Costanzo, cosa ne pensi della prima esibizione?
Ma io credo che sia una buona vestitina perché è stato divertente. Abbiamo capito tutto. Ma di questi gonnellini svolazzanti, che loro mi avevano promesso un gonnellino per l'edizione al mare del Tana Liberi Tutti Live Concert. Io quel gonnellino non l'ho mai visto. Adesso il più secco del gruppo te lo regala quando hanno finito. Lo stanzo col gonnellino come mi vedresti? Ma io credo che vesti il gonnellino lo vesti abbastanza bene. Fiducioso. E per chi segue in streaming ovviamente saranno censurati i gonnellini perché magari in dei punti delle telecamere... No, ci stavamo chiedendo che per fortuna quello del violoncello non ha il gonnellino perché... Guarda, questa sera Costanzo avremo un collegamento con una quinta band in gara che suonerà live da Playa Desnuda. E mi va a piacere. Guarda che ti dia di girare un ticket. Anche questo non è ti per... ci vedrai Costanzo sulla Playa Desnuda a fare la boa, però non è così. Io vedo abbastanza bene Rocco e quello non tirargliela, che già è nominato e dopo lui nel paravento si allunga. Rocco invece fa la boa in un altro sta stato. Quattro passi indietro dal paravento Rocco. Nella gara di limbo Rocco faceva l'asta. Ma l'imitazione di Rocco me la fai? Non c'è un'imitazione precisa, cioè dovrei salire sul palco con Alessia. No, Alessia. Dovresti salire sul palco con chi? Con nessuno. No, sono di fascia protetta, Quattro pezzi ragazzi, annunciate quello per il popolo della rete. Quello del popolo della rete sarà il primo pezzo che sentirete. Noi siamo i Folklotes e buona serata a tutti. Thank you.
Ma sottotitoli leggo, grazie per la possibilità di partecipare a questa competizione. Andiamo avanti, ci spostiamo nel territorio italiano. Scusate, siamo in troppi con troppi strumenti e il palco è piccolo, ok? Bellissimo palco, grazie a Thomas, il fonico. Un altro applauso, dai. Il fonico! Senza fonico, ragazzi. Bene! Noi ci siamo incontrati per salpare per molte terre, ne stiamo visitando, la prima è stata l'Irlanda, adesso torniamo in Italia, pensa a te, noi andiamo a trovare un po' di etnia, noi andiamo a trovare in Italia. Maestro! Grazie! Grazie! Sì, sì, no, si sente. Dolce donzella, la nostra Lady Gabri! Un applauso! Oh, buonasera! Tipico saluto scozzese! E buon serie! Tu sei? Sei qua, maestro? Come on.
Gabri con noi. Prego, prego, prego. E con questa vi diamo la buonanotte. Dammi. Voi cosa stai dicendo? Che sono vecchio, però il prossimo pezzo è una ninna nanna. Però effettivamente il prossimo pezzo è una ninna nanna, anche se da ubriaconi. Se da ubriaconi è una ninna nanna. E con questa ritorniamo in Irlanda. Io non so come facciano a dormire, a mettere a letto i bambini con questo tipo di musiche, ma secondo loro funziona, secondo me danno del brandy, magari del whisky ai bambini, perché sotto i denti. Questa qui è Drunk and Lullaby dei Flogging Mollies, e con questo vi diamo il saluto, grazie di questa serata e buona fortuna a tutti i partecipanti. Vorrei aggiungere una cosa. Scusa. Gli spaghetti e le cozze erano buonissimi. Grazie all'Osteria del Viale, un applauso! L'Osteria! Mitici! Maestro! Sto qua? Ma lui è bidello, guarda. Intanto gli potrei intrattenere. Non c'è il batteraio? Invisibile. Ah, bell'aria. Prego!
E con una nina nana del genere tutti i bimbi italiani andrebbero a dormire, sicuramente. Quindi adesso partiamo subito, eh? Che noi dovremo andare dall'altra parte. Tanto stiamo qui. Dall'altra parte della vita. Vai Meli. Vai te. Metti la prima se parti. Vai in retro. Ah, vai, che adesso parto. Allora, questa esibizione verrà registrata. Ringraziamo Thomas, Danilo, Alessia, Federico e Elisa che sono dietro le console. Un applauso. E fanno, che fanno funzionare il Tana Libera tutti, perché se non lo ringrazio io, lui si dimentica. Ma va? Chissà chi ha scritto le scalette qua. Chi ha il mio correttore? Allora, vi ricordiamo che siamo nella settimana che si concluderà con la festa della donna. Per la festa della donna qui ci sarà la finalissima del Tana Liberi Tutti Live Concert. Intanto noi ci spostiamo qua perché devono montare la tastiera, perché abbiamo un piccolo contenuto musicale, e allo stand di Telemaco con una piccola donazione di 3 euro vi potete portare a casa, non mi ricordo come si chiama la pianta, è canna? È cannabis? Trasformata in ciclamino, no. No, è una? La primula, dai. È una primula, c'è la primula di Telemaco, quindi magari già fidanzatini preparatevi per le vostre donne, portateli a casa la primula di Telemaco, appena pronta la tastiera. Il nostro Maurizio Costanzo si esibirà. Ah, visto che io sono quello che mi scordo tutto, io vorrei ringraziare Guido Mercatali, il nostro fotografo ufficiale di tutti gli appuntamenti di Telemaco, che domani sera avrà anche una sorpresa. Quindi ti metto già in orecchio, domani sera ci sarà una sorpresa per te. Ora il nostro Maurizio Costanzo, in arte Maurizio Costanzo, ma nella realtà Federico Pasini, è pronto per farci assaggiare le sue abilità canore. Lui partecipa a tantissimi festival, a tantissime rassegne, ha partecipato a un festival concorso canoro per giovani voci, non c'è scritto questo, ve lo ricordo stranamente, giovani voci, promosso dall'Associazione di Promozione Sociale Vivi la Crescita. Il progetto canoro si chiama Vivi la Voce e per lo spettacolo del 16 maggio al Teatro Comunale di Cesenatico Telemaco Circus saremo in compagnia di tutti coloro che hanno reso importante la compagnia teatrale Tana Liberi Tutti, compagnia teatrale con ragazzi disabili. Quindi faremo the best of di tutte le nostre più belle rappresentazioni, quindi vi aspettiamo a teatro. Un attore lì in prima fila, Andrea Galassi. Appena sei pronto, Alex, fammi un cenno. Questa dopo. Canterà la nona sinfonia di Costanzo. La nonna, non è la nonna. Ma il Pulcino Pio non c'è? Te lo sei mangiato te il Pulcino Pio? Ma tale Thomas non ha più il Pulcino Pio, non lo riconosco più. Dovete mettere un microfono a livello dell'ombelico, forse si sente il Pulcino Pio. Che se ne mangiava. Intanto che si preparano in vertigo. Polca romagnola. Questa, teniamole per domenica che c'è Mirko a casa dei. Pronto? Sei pronto? Fede pronto Enrico.
Federico è pronto. Federico è pronto? Vedi cosa ci canta Federico? Questo che ci canta è generale. Mi sembra un attimo seduto sul... C'è una sedia un po' alta. Quello che si suol dire... Guardate. C'è il cuscino. È il cuscino Pio. Allora canterò il caffè della Peppina e mi suonerò. E si è poi aumentato di molto. Siamo sciati. Thomas, che microfono ci dai? Devo cantare. Vai, vai. Usa il gelato come ambra. No, bisogna stringere quell'altro. Prendi la trasta. Tra un po' usciremo col canotto se continua così. Qualcuno vada a prendere un pedalò per favore, che mi sa che stasera ci servirà. Dai che Fede è pronto. Pezzo improvvisato. Ringraziamo, come si chiama? Divertigo. Ringraziamo Alessandro per la tastiera. È saltato. Generale, dietro la collina ci sta la notte buia d'assassina, in mezzo al prato c'è una contadina curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Generale, dietro la stazione lo vedi il treno che portava il sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella e anche se fa male che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere. Non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quanto i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare. Na na na.
queste cinque lacrime sulla mia pelle, che senso hanno nel rumore di questo treno che è mezzo vuoto e mezzo pieno e va veloce verso il ritorno, fra due minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore. Eric è andato a prendersi qualcosa, non so. Guarda che ciarla, ciarla. Perché? Vai Meli, vai, che se aspetti Eric con il fischio. Meli, presentiamo i Vertigo? Ah sì, stavo aspettando te, ma faccio io. Aspetti, beh, no. Ah sì. Cioè, abbi la ruolata, dai. 5 minuti e ti abbiamo già ruolata noi. Allora presentiamo la terza band, prima senza schiacciare tutto. Sono i Vertigo, vincitori dell'Imola Rock, suonano rock italiano alternativo. Sono giunti anche in finale al concorso Anagrumba. Il gruppo nell'aprile 2009 realizza il demo Archeologia Industriale, partecipando alla fase finale della rassegna Gocce di Solidarietà, con il proprio pezzo contro il razzismo, ottenendo il secondo posto assoluto nel 2010. I Vertigo si iscrivono alla terza edizione del Piano Libera Tutti e da 5 edizioni il loro rock inconfondabile non può mancare sul palco. Signore e signori, i Vertigo. Questo non può essere Thomas, questo sottofondo. E lui mi sta stupendo. Ricordatevi sempre di annunciare il brano per il popolo della rete. Tutti Eric che ci ospitano ancora quest'anno. Per adesso ci siamo, va bene. Ok, questo è il primo brano, Il rumore del mondo, che dà il titolo al demo che abbiamo appena finito di registrare. Rumore del mondo. We'll be right back.
grazie, grazie. Come va lì? Il prossimo è sia il brano per il popolo della rete, sia un brano a cui teniamo molto, contro lo stalking, la violenza sulle donne. È un brano che fra l'altro finisce nella colonna sonora del film che sta preparando l'amico Daniel Mercatali, e facciamogli un bel applauso perché sta facendo un lavoro veramente professionale. Il film si intitolerà Anima Spenta. Giorno dopo giorno avrebbe come titolo il tema dell'inverno che sta finendo. Questa non è la serata forse più adatta, più ottimale,
ma noi la facciamo perché siamo ottimisti, giorno dopo giorno. Ah!
sul finale di questo brano, prima di salutarvi con l'ultimo pezzo, vi devo presentare Andrea Rossi alla batteria. Una presenza fissa, ero un po' preoccupato per il batterista di prima col kilt, ma mi ha detto che il seggiolino è tutto a posto. E poi abbiamo Steve alla chitarra, Tino al basso, io sono Alex. Il prossimo è un brano un po' più ottimista, parla di ragazze, parla di qualcuno che spesse volte è irraggiungibile. Questo è il brano da mettere in rete, vero ragazzi? Ok. Ci siamo? See you.
ancora. Grazie a voi ragazzi. Vota. Oh, che bello. Lascio passare Alex. Che bello, il palco tutto... No, aspetta, tirare giù quello. Aspetta, tirare, aspetta. Aspetta. Su, su, su. Mi piace l'eco. Che bello tutto il palco per me, Danilo. Tutto per me. Tutto per te, perché tutto per te? Perché non c'è. E che ha fatto? Non lo so. Altra magia? Altra magia? Proviamo. No, vogliamo fare un po' come nei grandi spettacoli anche noi. Facciamo le magie. Adesso lo capirete. Voglio fare il conto della situazione. Abracadabra. Basta? Finito con l'abracadabra? Sì, perché è sufficiente. È sufficiente. Cos'è che ha detto Costanzo? Andini Rod. Ma se è all'interfono. Lui ha detto abracadabra, Costanzo. Andini Rod. Benissa! Cambio il cambio! Emuliamo un po' anche noi Sanremo. Fai un giro. Fai un giro su te stessa. Tova si sta chiedendo dove hai il microfono. Non te la dico. L'ha nascosto. Non ti dico che cosa è successo dietro, andiamo avanti. Allora, vi ricordiamo... Eric, che tu non ti cambi. No, lascia perdere, dai. Lascia stare, ecco, sapevo io. Se no ti metti permuta, dai, non è il caso. Ci avevo pensato, però non lo posso fare ancora per una settimana e mezza. Non sapevo. Sono ancora le 10:20, a mezzanotte, dopo puoi fare quello che vuoi, però... Non dire così, Fede, perché già mi conoscono. Già ho corso nudo per Gattiomaro, quasi. Non ricordarmi Renato Zero. Grandi! No, c'è ancora un filmato in giro su YouTube. Spero che non venga riesumato per queste serate. E niente, al banco comunque ci sono anche i biglietti della lotteria del volontariato. Si può vincere un buono viaggio da 1.000 euro. Noi intanto aspettiamo, perché ci sarà un'altra bellissima esibizione. È stata protagonista della quinta edizione del Tana Liberi Tutti Live Concert. Abbiamo voluto fortemente che tornasse anche per questa settima edizione. Intanto che arriva, magari mandiamo giù un schermo. Ma va? Era quello che stavamo facendo prima, comunque. No, non volevi vedere che belle faccine che abbiamo? Lei valeva la pena di vederla. Avanza, ciao. Quando arriva il super, non so niente. Ciao. Allora, prima aspettiamola, se possibile, prima di mandare la clip video. Ah, c'è? Ok, è dietro, non lo sapevo, quindi mandiamo la clip video. Aspetta, mandare la clip, perché sapevo che voleva farlo Maria De Filippi. Se non sto dietro io metto cinci punto, manderei le caboia qui. Ok, mandiamo la clip video per l'ospite. C'è un problema di regia, Roberto, se si fa il nostro... Un applauso a Roberto Cenci, il nostro... Io l'audio ce l'ho in attività... Dietro i video c'è Alessia. Che carogna che sono. Se riusciamo a far partire l'audio, magari lo prendiamo dall'inizio. Tanto c'è tempo. Se ci fosse. Hai fatto qualcosa? No. Comunque sono qua dietro. Ok, ecco. Tiriamo sul telo. Fai il playback, dai, fai il playback. Signori e signore, alla prima semifinale della settima edizione del Tana Liberi Tutti Live Concert, Roberta Carrieri. Arriva. Ecco.
Però non trovo la DI. È dietro di fianco alla cassa della batteria. Vicino alla batteria. Scegli tu il filo. Basta che ti... Questo è un dialogo segreto in codice fra me e il fonico. Quale canale preferisci? Quello che vuoi, basta che ti sia un interceso. No, è tua. Abbiate pazienza, No. Ok? Scusa, no, è in busca trombe. È un classico. Dopo dipende. Giusto. Allora vi parlo un po' di me. Alcuni di voi già mi conoscono, altri no, ma io mi chiamo Roberta Carrieri e scrivo delle canzoni. Generalmente scrivo delle canzoni d'amore, ma non d'amore semplice, bensì d'amore complicato. Infatti questa prossima canzone che vi vado a cantare si intitola Relazione complicata
E la particolarità della suddetta canzone è che ogni strofa della canzone parla di un fidanzato che io ho avuto. Quante strofe? Ho dovuto, a giusto punto io ho dovuto, diciamo, tagliare qualche strofa, altrimenti la canzone sarebbe risultata troppo lunga. Ora io spero che voi abbiate delle situazioni sentimentali serene. Dalle facce. Ma non stento a credere che qualcuno di voi potrà facilmente riconoscersi in qualcuna di queste storie. Relazione complicata. Se a voi vi è mai capitato di avere una specie di fidanzato? A me no. O di fidanzata? Oh. Una specie. No, proprio. Una specie. Una specie. C'è una passerella, non che fa lo sgargiato, però va a fare questa cosa qua in mezzo al pubblico. Poi per tornare indietro, pare brutto, tipo che se io, che, visto che hai una forte presenza scenica, ti ho messo 8. Che faccio? Mi giro e vado a... Oppure tipo in retromarcia, no? Tipo faccio così mentre suono, torno indietro. Era facile, ma certe volte gli scalini, la gente, le cose, le passerelle,
Ho una specie di fidanzato che quando si sveglia al mattino si veste e va via. Poi mi chiama raramente e non risponde quasi mai. Lui ha tanto, tanto, tanto da fare, tanto più importante di me, che mi sembra eccezionale quando ha voglia di stare con me. Baciami e baciami e stringimi forte, fammi volare su questa città. Specie di fidanzato che quando viene a Milano mi porta nei bar, non mi tiene per la mano per la strada quasi mai. Lui ha troppi, troppi amici nel mondo, troppi più interessanti di me, che mi sembra eccezionale quando siamo da soli e vogliamo. Baciami, baciami e stringimi forte, fammi volare su questa città. Mangiami, mangiami che sono dolce, miele e veleno per noi. Legami, legami e stringimi forte, fammi volare su questa città. Non mi bacia, eh no, se c'è gente, eh sì, ma ripete di frequente che lui pensa sempre a me. Stronzo. Guardate questo tocco, questa pennata, non riflette tutto il mio stato d'animo interiore. Baciami, baciami, stringimi forte, fammi volare su questa città. Mangiami, mangiami, che sono dolce, miele e veleno per noi. Legami, legami e stringimi forte, fammi volare su questa città. Faccio un altro pezzo o stiamo sforando? Ci sta. Ne faccio un altro. Eric, io cerco l'amorosa. Per un attimo ho pensato che fosse l'amorosa di Eric che mi stava sgridando al microfono. Ha una voce leggermente più acuta, ma appena appena. Dov'è? È con un altro. Ah, ok. Allora, a proposito di appunto relazioni complicate, questa prossima canzone è una canzone autobiografica che parla di una proposta di matrimonio che io ho veramente ricevuto una volta in America, e precisamente a Salt Lake City, Utah, è vero? Proposta di matrimonio con tanto di anello di diamanti e Cadillac, proposta che io ho naturalmente. Infatti sto qua a Cesenatico, però devo dire la verità, molto più contenta di stare qua con voi a Cesenatico che con quello là, a Salt Lake City. Ma io batterei le mani, ma non posso perché sto suonando. Ero in America sulla sua Cadillac, lui mi portava in un posto chic ed io pensavo la vita è strana, su questa strada vorrei star con te, ma è
testa. Lui mi parlava ed io pensavo a te. Poi tira fuori il suo diamante, ma non brillava come brilli tu. Brilla, 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 brilla. Lui mi ha chiesto di sposarlo, mentre io pensavo a te. Mentre io pensavo a te. Brilla, 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 brilla. Lui mi ha chiesto di sposarlo, mentre io pensavo a te. Mentre io pensavo che ero in America, sulla sua Cadillac. Lui si aspettava rispondessi yes, in America. Yes, ed io pensavo la vita è strana, questa domanda la vorrei da te, ma ero in America, bevevo cognac, lui lo versava nel bicchiere, ma il suo diamante e la sua Cadillac non li ho voluti perché voglio te ed ero brilla, 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 brilla. Mai. No! E qua si sente proprio il dolore. Perché il blues non è vero che nasce dai campi di cotone. Nasce. No! Mi sposerai. Mai. La. La. Perché tanto tu sei uno spirito libero. Le cozze mi hanno fatto male, Eric. Io sento come delle visioni, le visioni degli animali. Anche voi state viaggiando sulla mia stessa cozza. Sento strana, sento come gli animali dentro di me, mi sento turbata. Eric, tu... Prima farlo gli altri. Pensa che io non ho bisogno delle cozze per sentirmi turbato. Hai capito? Comunque deve finire la canzone che fa così. Brilla, 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 brilla. Se decido di sposarlo, poi tu penserai a me. Poi tu penserai a me che vado in America. Roby, perché non ci fai un po' di yodel? Se no, Thomas vi picchia se non fai lo yodel.
troppo forte lei a farlo yogurt. Che devo fare? Devo farlo yogurt? Io avevo anche una domanda. O lo yodel o lo yogurt, quello che vuoi. Lo yogurt non lo so fare. Io avevo una domanda. Nonostante i fermenti lattici, ma non... Scusate, mi sono fatto prendere. Io non so come ribattere, però. Mi dica. Andiamo con disturbatore. Una domanda. Mi puoi rifare quel pezzo dove dicevi delle parole a caso in mezzo alla canzone? Quando volevi... Quello quando facevi tipo Costanzo. Io Costanzo? Facevi diverse a un certo punto. Fede, ho capito che sei disturbatore, ma le primule ti fanno male, cioè non sono da fumare. C'era un pezzo della canzone dove facevi tipo... Quello che ha fatto Mo adesso. Quando facevi tipo Lucio Dalla, il pezzo prima. Lo scat, questo dubidi dabbi dabbi. A chi sei ispirato? Volevo sapere se ti eri ispirato a Costanzo. No, o... mi sono ispirato a Lucio Dalla. Ah, ok. Che oggi è l'anniversario, no? Sì, esatto. Sì. 4 marzo. Tra l'altro io adoravo Lucio Dalla. 4 marzo. Faceva parte della mia famiglia praticamente. Nel senso che io ho imparato a cantare le canzoni, mio papà mi cantava le canzoni di Lucio Dalla quando ero piccola, quindi io lo sento molto.